Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana. Anche questa settimana vi raccontiamo le attività del Consiglio qua da Firenze e noi andiamo subito a vedere per questa puntata il sommario. Tra i temi affrontati dal Consiglio regionale della Toscana in questa seduta è stata approvata una nuova legge sulla violenza di genere. In particolare il Consiglio ha approvato un atto che lavora sulla presa in carico e la rieducazione degli autori. È una nuova proposta di legge che è stata approvata a larga maggioranza, infatti è stata votata dai gruppi del Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia e ha avuto l'astensione di Lega e Movimento 5 Stelle. Noi andiamo ad ascoltare dai gruppi politici qual è, diciamo, questa nuova proposta e che cosa prevede in Toscana. È stata votata pochi istanti fa senza voti contrari e questo evidentemente è un aspetto che gratifica il lavoro fatto in Commissione, un lavoro che ha trovato anche una grande collaborazione con la Giunta, con l'assessore Nardini. Quali sono le novità? Le novità sono essenzialmente due. La prima, si riconosce il ruolo di vittime per coloro che assistono violenza. E l'altra, si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza. Da questo punto di vista si è resa necessaria una revisione della normativa del 2007, una normativa a cui aveva lavorato ai tempi la Regione Toscana e che era una normativa all'avanguardia, che aprì anche una strada per le altre regioni e per una legislazione nazionale in materia, che aveva necessità di essere adeguata anche alle ultime novità intervenute a livello anche internazionale, a partire per esempio dalla Convenzione di Istanbul. Quindi da questo punto di vista la convergenza tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta, un gruppo di lavoro con il coinvolgimento anche della Commissione Pari Opportunità e del Comitato Regionale contro la Violenza di Genere, ha portato all'approvazione appunto di una modifica normativa su questi due aspetti e dall'altro su un ordine del giorno altrettanto importante a mio modo di vedere, laddove si va a determinare, ad avviare un percorso per un'ulteriore revisione complessiva dell'impianto normativo del 2007 si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza. Quindi da questo punto di vista credo che sia stato fatto un buon lavoro evidentemente rispetto a un tema che purtroppo, lo vediamo anche nei fatti di cronaca di queste ore, non smette di avere i numeri e le caratteristiche di una vera e propria emergenza. Ecco, quindi con la consapevolezza che è necessario rendere le norme le più adeguate possibili a combattere un fenomeno sociale che ormai, per le dimensioni che ha assunto, è davvero, come dicevo prima, un fatto emergenziale ancorché strutturale. Quindi su questo è necessario unire al massimo le forze per cercare di dare. Assolutamente, io credo che l'Aula oggi, anche con il voto favorevole di Fratelli d'Italia, che forse, come dire, su certe questioni a volte appare non così scontato, in realtà ci siamo assunti, come dire, la responsabilità di dare un segnale politico importante. Oggi con la proposta di legge che è stata votata, iniziativa della maggioranza, anche in Toscana, a completamento di quella che è la legge che già prevede i centri per la violenza e quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, oggi introduciamo anche delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la rieducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica. Io credo che questo intervento debba essere letto a completamento del quadro regionale, ma soprattutto debba essere letto non solo in un'ottica di prevenzione, ma soprattutto debba, diciamo, funzionare anche per la presa in carico ad esempio di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati proprio su queste materie, quindi sul tema della violenza. Ecco,
noi come Consiglio regionale abbiamo dato un segnale anche di evoluzione sotto questo aspetto, e se davvero vogliamo che questi centri funzionino devono avere anche una funzione estremamente rieducativa, ripeto, magari nei confronti di persone che hanno anche commesso reati, oltre a una finalità di prevenzione. Importante naturalmente sarà il monitoraggio, perché una legge regionale che comunque ha trovato anche un consenso in aula è chiaro che deve avere anche un'attenta valutazione rispetto all'efficacia. Oggi in Toscana ci sono dei centri di violenza che accolgono, diciamo, le donne vittime di violenza, che sono delle vere e proprie eccellenze, persone competenti, operatori che supportano anche le tante storie delicate di donne che arrivano magari con bambini che hanno subito violenza domestica. Sono numeri importanti in Toscana, quindi a dimostrazione che questo è un fenomeno su cui non occorre, anzi non dobbiamo assolutamente abbassare l'attenzione. Oggi credo che come Consiglio regionale abbiamo dato davvero un segnale importante. Il concetto, il pensiero è sicuramente importante e noi siamo sostanzialmente d'accordo, non nelle forme in cui è stato proposto, perché ci eravamo astenuti in commissione volendo valutare un pochino più dettagliatamente l'argomento. La legge 57 del 2007 secondo noi è già sufficiente, o meglio, è migliorabile, ma non con questa proposta di legge con questo ordine del giorno, perché sostanzialmente non dice molto. L'ordine del giorno eravamo anche disposti a votarlo, però era fin troppo specifico nella narrativa, cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio. C'era già bullismo, era giusto, sessismo era giusto, rispetto della persona era giusto, ma maschilismo sembrava quasi dare una sentenza in quella che era l'argomentazione, per cui ci siamo astenuti. Proviamo questa legge a poche ore di distanza da un altro drammatico femminicidio che si è consumato in Toscana. È qualcosa che sconvolge le nostre coscienze, che ci invita a fare qualcosa di concreto e immediato nei confronti di tutti quelli che sono le vittime, ma soprattutto anche per chi esercita questa violenza. E dovrebbe essere l'obiettivo anche di questa proposta di legge, che purtroppo, per come è stata impostata, per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico. Ecco il motivo per cui, seppur a malincuore, abbiamo dato un voto di astensione, anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso, va contro anzi quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro, quell'ultimo appuntamento, e di lasciare che le strade di due persone si separino, specialmente quando in mezzo ci sono anche dei minori. Ecco il motivo per cui con dispiacere ci siamo astenuti, ripromettendoci però di intervenire di nuovo su questa legge, innanzitutto con dei finanziamenti che sono stati previsti invece nell'ordine del giorno al quale abbiamo votato a favore, ma soprattutto con un'azione più incisiva dal punto di vista della programmazione regionale e dei contributi anche fattivi per i centri per la violenza, per sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza, e soprattutto per la rieducazione, per la prevenzione, come ha detto anche la Commissione Pari Opportunità, di quelli che sono questi comportamenti, perché innanzitutto bisogna agire sull'aspetto culturale. Non si deve mai pensare che la violenza possa essere un modo per esprimere la propria contrarietà all'interno di qualunque relazione interpersonale. La violenza di genere è un problema che vede l'Italia sempre più coinvolta, purtroppo è un problema che sta crescendo, è cresciuto a dismisura durante la fase del Covid e nel periodo immediatamente successivo. Non passa praticamente giorno che le cronache non riportino, se non un femminicidio, comunque attacchi violenti nei confronti delle donne. È importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a riappropriarsi della propria vita, che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inserite in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena.
riappropriarsi della propria vita e quindi di guardare con fiducia al domani. È altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti, gli uomini, sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno, diciamo, tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la regione. Io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari, perché bisogna crescere con la cultura del rispetto. Non bisogna arrivare al punto di dover rieducarsi. Sono davvero emozionato perché è stato un momento importante. Era la prima volta che un'unione dei comuni aveva la possibilità di essere tra le 10 finaliste della capitale italiana della cultura. Un progetto che ha colpito la commissione. Io non so se alla fine la Valdichiana Senese nel 2026 sarà la capitale della cultura, me lo auguro. Ma è stato un progetto importante perché ha fatto capire come si possono programmare politiche culturali d'area. Come è possibile, partendo dalla grande, la più grande scoperta archeologica di questo secolo, i bronzi di San Casciano, si può costruire tutti insieme, partendo dalla storia, dalle tradizioni, si può lanciare un seme e quel seme può diventare valore di crescita per un territorio. Ho visto con quanta attenzione sono state ascoltate da parte delle commissioni le parole della Presidente dell'Unione dei Comuni, la Sindaca di San Casciano, Agnese Carletti. Lei ha terminato il suo intervento dicendo una cosa bellissima. Le ragazze e i ragazzi più giovani che vanno a scuola oggi a San Casciano dei Bagni, quando gli viene chiesto che lavoro vuoi fare, la risposta è l'archeologo. Pensate quanto sia importante una scoperta del genere nel cambiare il modo in cui un ragazzo o una ragazza pensa di vivere il suo territorio. Pensate quanto può essere importante che la Valdichiana Senese, un'area interna, diventi capitale italiana della cultura. Pensate che messaggio di speranza si può mandare alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che vivono i territori e le aree interne, quelle più difficili della nostra regione e del nostro paese. È il momento in cui si confrontano le idee, le prospettive, le visioni, in cui alla fine poi la commissione deciderà a quale tra le 10 candidate, appunto arrivate in finale, dare questo titolo così importante e significativo di capitale della cultura. Il nostro punto di forza è quello di proporre un modello, quello dell'ecosistema culturale, identificando proprio nella Valdichiana Senese una forma in cui ha preso vita un ecosistema culturale fatto da un lato di elementi materiali come il suo straordinario patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico, ma anche elementi immateriali che sono l'intelligenza creativa, la competenza artigianale, il sapere scientifico. Ecco, questi elementi stanno in un equilibrio dinamico che produce di fatto una condizione di benessere per la comunità che abita la Valdichiana, e noi questo vogliamo proporlo come un modello replicabile in altre aree interne. Chiaramente non ci sfuggono quelli che sono i punti critici invece, e uno tra i tanti, anzi forse il più significativo, è quello dello spopolamento, che di fatto sta interessando molte delle aree interne, di quelle che vengono definite aree interne del nostro paese. Ecco, noi crediamo che attraverso la cultura si possa trovare una via per contrastare lo spopolamento e far tornare questi luoghi ad essere luoghi desiderabili non soltanto per coloro che lo vogliono visitare come turisti, che naturalmente sono sempre ben accolti, ma quelli che vogliono fare il proprio progetto di vita appunto in Valdichiana. L'eterogeneità del panorama attuale della Valdichiana riflette una stratificazione storica importantissima. La Valdichiana è stata una culla sì dal tempo della preistoria, come ben sappiamo, per moltissime civiltà che hanno poi costituito in un certo senso, attraverso anche il loro avvicendarsi, l'anima dello spirito italiano, ed è per questo che noi abbiamo proposto questo simbolo del seme d'Italia, cioè immaginare che proprio in Valdichiana siano stati seminati molti degli aspetti che poi hanno concorso a formare la nostra civiltà. E la nostra delegazione mi ha incaricato di elaborare un video che raccontasse, impresa molto complessa ma entusiasmante, la complessità e la bellezza del nostro territorio, della Valdichiana Senese, attraverso appunto una metamorfosi. Lo spettatore si troverà davanti ad una serie di immagini, ad una sorta di improvvisazione pittorica in cui le immagini vengono continuamente cancellate e si riformano, e raccontano o tentano di raccontare simbolicamente la storia del nostro territorio.
Siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale qua da Firenze. La seduta del Consiglio è da poco terminata e noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.